Allora, beh, in primo luogo, pur insegnando da più di 30 anni, ho sempre avuto la strana usanza di insegnare rigorosamente seduto e rigorosamente dietro una scrivania. Assolutamente no, ma posso anche parlare in piedi, no? Poi mi sono adattato a varie situazioni. Allora, io in primo luogo saluto tutti i presenti che sono in sala, ma anche coloro che sono in streaming. Beh, le riflessioni in realtà su questo tema sarebbero innumerevoli. In primo luogo ringrazio il professor Andreoni perché ha organizzato tutta questa rete, non soltanto la giornata di oggi. Io ricordo sempre che la mia prima uscita era ormai lontano, 2018, sono state due, una all'ospedale policlinico dove c'erano i bambini che nascevano prematuri, sono reparto di Mosca, e l'altra è stata il giorno dopo qui a Cascina Grande Zappa, proprio per sottolineare anche l'importanza che questi temi hanno nel quadro della formazione universitaria. Quindi la prima riflessione che dobbiamo fare è che in epoca post-pandemica siamo in un momento assolutamente non facile per riconsiderare tutto il problema della fragilità e tutto il problema del rapporto tra l'ambito della formazione, che è compito dell'università, e tutto l'ambito dell'assistenza e dei corsi formativi. Quindi dobbiamo assolutamente riconsiderare pensando che il welfare è un bene comune ed è un bene assolutamente, assolutamente inalienabile. Io mi permetto di sottolineare sempre un punto, lo sottolineo con un orgoglio davvero profondo, che noi siamo un'università pubblica e in quanto università pubblica noi avendo naturalmente rapporti con tutte le realtà territoriali milanesi, noi lavoriamo quotidianamente per il bene pubblico, quindi non per interessi di carattere privato, non per interessi che siano al di fuori di quelli della formazione e, per quanto ci compete, anche della cura. L'Università di Milano ha un convenzionamento. Convenzionamenti con unità operative, e mi limito alle complesse, superiori a 140 unità. Ed è però un punto di riferimento per l'ambito formativo, non soltanto dei medici, ma anche di tutte quante le cosiddette lauree sanitarie, che sono, diciamo, la nostra croce delizia, in quanto naturalmente impegnano un gran numero di docenti, di spazi. Sottolineo che il momento probabilmente richiede, e mi scuso per questa parte politica, poi ne farò una velocissima filosofica, richiede una particolare attenzione perché negli ultimi 2 anni noi non abbiamo colmato i numeri degli infermieristi. Non avere colmato i numeri dell'infermieristica vuol dire che uno dei problemi sociali, culturali, formativi del nostro territorio è cercare di rendere maggiormente attrattivo tutti i lavori connessi al mondo della sanità. Abbiamo scuole di specialità o deserte, che per alcune discipline sono deserte, abbiamo appunto un calo anche di interesse verso le professioni sanitarie. Ecco, non dimentichiamolo che la sanità si fa di queste cose. Il calo di interesse è dovuto sicuramente, per quanto riguarda le professioni sanitarie, al sottopagamento di questa rete formativa. E invece, per quanto riguarda le scuole di specialità, è dovuto anche ad un differente modo di considerare la professione medica da parte delle nuove generazioni. E questo non è che dobbiamo negarcelo. E anche da una differente formazione, nel senso corte di persone.
Questo credo è una riflessione che non possiamo non fare, introducendo, noi siamo qui per costruire delle reti, ma dobbiamo anche pensare a come si costruiscono queste reti, cioè a rendere più attrattiva la formazione delle persone che poi all'interno di queste reti devono lavorare, perché altrimenti noi rischiamo di costruire degli ambiti molto, molto, molto significativi dal punto di vista dell'interazione, poi ci manca la materia prima, che è una materia prima umana, che invece noi vogliamo formare. Questo richiede che cosa? Richiede un'attenzione particolare da parte del potere politico, perché non siamo noi che dobbiamo, noi possiamo sottolineare i problemi e cercare di analizzarle, poi però è la politica che deve dare una risposta, perché quando si vedrà che gli ospedali non possono aprire perché manca personale infermieristico, che reparti devono chiudere perché manca personale infermieristico, che interi ambulatori devono chiudere perché mancano i medici specializzanti, beh, forse allora dovremo fare una considerazione. Già un miracolo, il professor Caraccini è testimone di questo miracolo, che la scuola di specialità in cure palliative dell'Università di Sud di Milano ha avuto degli iscritti, mentre altre sul territorio non hanno avuto degli iscritti. È inutile sottolineare che con la vita che avanza, il problema delle cure palliative non è un problema socialmente secondario. Ecco, il secondo punto che volevo sottolineare, se ho ancora qualche minuto, il secondo punto che volevo sottolineare, che è una mia mania contemporanea, e scusate, faccio di professione vera, faccio il filosofo, è una brevissima, proprio una brevissima riflessione sulla dimensione della cura, no? Sulla dimensione della cura, che però coglie soltanto un punto. Recentemente ho riletto, professor Caraccini lo sa, un libro degli anni 60 di un grande filosofo e sociologo, Michel Foucault, che ha come titolo La nascita della clinica. La nascita della clinica è un testo peraltro di facile lettura, di cui consiglio la lettura davvero a tutti quanti, perché è una storia di come si istituiscono le istituzioni, gli apparati, come li chiama lui, che danno origine alla sanità. E si costituiscono chiaramente all'interno dell'età moderna, perché prima non c'è questa idea forte di costituzione di apparati sanitari. E che Foucault mette in luce che quando noi parliamo di clinica, quando parliamo di strutture di carattere clinico, non stiamo parlando soltanto della cura in senso proprio, cioè della cura che fanno i medici nei confronti del malato. Nel momento in cui noi mettiamo in piedi queste reti, noi dobbiamo essere coscienti che affrontiamo problemi di carattere sociale, economico, politico, antropologico, psicologico, insomma che la rete di dimensioni, di interessi anche, che riguarda la clinica, che riguarda la dimensione sociale della clinica, è davvero infinita e richiede una interrelazione tra gli ambiti sempre più ristretta, sempre più ampia. Abbiamo visto durante la pandemia che non può assolutamente darsi ormai una cura della salute che sia limitata e riferita a una sola ambito di carattere strettamente medico. Abbiamo capito che uno dei problemi essenziali, e vengo al terzo e ultimo punto, il problema che non c'era ai tempi di Foucault, ma che adesso sta diventando essenziale, è quella per cui ci ritroviamo qui oggi, cioè che cosa è mancato durante la pandemia. È inutile che fingiamo di non saperlo, di non comprenderlo, di non considerarlo. È mancata la medicina territoriale, cioè è mancato un punto di punti di riferimento all'interno del territorio che potessero dare una risposta immediata, che era impossibile. Tutti noi ricordiamo con orrore quei momenti, ma una risposta che fosse il più possibile pronta. È mancato, e l'Università di Milano con la telemedicina ha cercato di fare
il proprio dovere. Noi abbiamo addirittura comprato un brevetto di telemedicina, una piattaforma di telemedicina, di dare assistenza a coloro che dovevano essere dimessi dagli ospedali. Adesso si parla giustamente, e lo faremo, delle case della salute, e si dovranno costituire le case della salute, però sarà le case della salute, e anche Foucault sottolinea come sia importante costituire dei luoghi acconci, però bisogna anche pensare a riempire le case della salute, a riempire con le opportune professionalità, con le opportune apparecchiature, e all'interno di una strutturazione della medicina territoriale che adesso oggettivamente, da un punto di vista teorico, ancora manca. Io credo che qui l'università, e chiudo, debba fare, cioè, già voltata, non mi inganna, debba fare la sua parte. Ecco, la medicina territoriale deve essere supportata anche dal punto di vista della formazione, perché noi siamo qui per formare, e per formare in modo sempre più accurato, ma non siamo qui soltanto per formare, siamo qui anche, un compito dell'università che spesse volte viene dimenticato, siamo qui per motivare i giovani verso tipologie di specializzazione che non sempre attraggono le persone più giovani. Quindi, il professor Andreoni lo sa, volevo ridirlo tutto quanto, per quello che c'è possibile, in quanto università, risottolineo, pubblica, noi ci siamo, e contate assolutamente su di noi. Grazie.